Tra le pratiche agronomiche, la fertilizzazione è quella che deve essere più razionalizzata, in quanto fortemente impattante sulla sostenibilità ambientale per gli effetti che sviluppa sulle problematiche fitosanitarie e sulla quantità e qualità delle produzioni. Ottimizzare la concimazione dal punto di vista agronomico-ambientale significa sostanzialmente far assorbire alla coltura la maggior parte, se non la totalità, dell'elemento nutritivo apportato, senza che si registrino carenze nutrizionali. Quello che notiamo negli ultimi anni è un tentativo di ridurre genericamente le concimazioni per via del grande obiettivo della sostenibilità dell'agricoltura, però è molto chiaro oggi che l'agricoltura, per essere sostenibile, deve essere anche economicamente sostenibile. Quindi più di tanto non si può ridurre, bisogna invece razionalizzare. Questo è il vero obiettivo. È cambiato praticamente tutto, cioè fino a qualche anno fa, 10 anni fa, 12 anni fa, circa, insomma all'incirca, non si badava assolutamente all'ambiente, ma soltanto alla concimazione che fosse la più intensiva possibile e che desse i frutti migliori possibili per quello che pensavamo noi, che poi non erano i migliori possibili. Quello che c'è di nuovo oggi sono due fatti, direi io, soprattutto molto importanti. Il primo è quello di guardare molto bene a cosa coltiviamo, quindi distinguere frumento troppo poco, mais troppo poco. Bisogna decidere quale frumento, quale mais si vuole coltivare. E poi l'altra grande sfida è quella dell'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione cambia che una parte della concimazione, questo è importante metterlo a fuoco, soltanto una parte della concimazione può essere modulata in funzione delle caratteristiche della coltura, non in genere, ma in quel campo, in quel pezzo di campo e in quel particolare anno. Quindi con l'agricoltura di precisione io posso giocarmi le ultime dosi di concimazione. La tecnica è tecnologicamente disponibile, ma agronomicamente ancora da mettere a punto. Per cui diventa difficile oggi per l'agricoltore avere il pacchetto completo di tecniche farm ready, cioè pronte per l'applicazione aziendale. Questa è la vera sfida. Abbiamo la fortuna a Torino di avere una facoltà agraria a livello italiano molto autorevole, con dei professori molto validi, con cui da anni interagiamo parlando di assistenza tecnica, parlando di formazione. Direi che in questi ultimi anni si è fatta molta attenzione sulla sostenibilità dell'utilizzo degli anticrittogamici, dei diserbanti. Si è migliorata molto nella distribuzione di questi prodotti con l'agricoltura di precisione. Direi che siamo riusciti, anche in mancanza di una ricerca genetica aggiornata, di ottimizzare le nostre produzioni, che però si sono stabilizzate ultimamente. È cambiato completamente tutto. Prima di tutto per il fatto che ci sono molti meno soldi che non prima, per cui dobbiamo comunque fare i conti con il conto corrente, con il portafoglio. Direi è stato il primo impatto, poi è venuto anche il fatto dell'ambiente, della salubrità nostra e delle nostre famiglie, delle nostre aziende, per cui adesso non è cambiato, è completamente variato proprio l'approccio alla concimazione, come qualità di concimazione, come quantità di concimazione, come attenzione anche alle tempistiche. Gran parte del discorso della fertilizzazione delle colture ruota intorno all'azoto, perché è l'elemento nutritivo più importante, come sanno tutti gli agricoltori, quello di cui vedo i più effetti, e perché è quello che crea maggiori rischi ambientali. Sull'azoto la novità più importante è che le ultime dosi nel corso del ciclo di crescita della coltura sono diventate quelle sulle quali si gioca l'ultimo delta di vantaggio per la produzione e per la qualità. Questo è noto sui cereali vernini,
per cui la terza concimazione, quella tardo primaverile, può effettivamente garantire la qualità, quel piccolo delta ulteriore di prezzo dei grani di elevata qualità panificabile o dei frumenti di forza. La sfida è su mais, riuscire a ritardare il più possibile l'ultima concimazione, e questo si può fare oggi con la tecnica della fertirrigazione. Ed è la manichetta che può consentire effettivamente di distribuire nel corso della stagione il concime in una fase finale in cui la coltura è particolarmente efficiente. Noi oggi dobbiamo essere pronti a nuove regole che arriveranno per limitare le emissioni di ammoniaca dall'agricoltura. Ci stanno guardando con molta attenzione, dobbiamo essere pronti a reagire. Come fare? Allora, là dove è possibile bisogna interrare, la fertirrigazione va benissimo e bisogna riuscire a utilizzare nelle ultime fasi di coltivazione concimi che siano a bassa emissione. Abbiamo visto che i conti che si fanno sulle pellet di ammoniaca spesso si fanno basati su colture che sono basse. Viceversa, se uno riesce a distribuire dell'azoto su mais quando il mais è già più alto, la perdita di emissione di ammoniaca è molto più bassa. Da questo punto di vista noi potremmo riuscire a dimostrare che effettivamente un mais fertilizzato anche con un prodotto come concime che di per sé ha un elevato rischio di perdita, può essere controllata questa perdita e interrando subito il concime, e grazie al fatto che il mais è alto e quindi rallenta i movimenti dell'aria. Può essere importante ragionare di fosforo. Allora, la prima cosa interessante è che effettivamente abbiamo pilotato verso il basso le concimazioni fosfatiche e osserviamo in gran parte del Piemonte una riduzione del contenuto di fosforo dei suoli. E questo va bene, perché erano suoli troppo ricchi, con rischi di perdite ambientali per uscillamento e eutrofizzazione. Quindi questo è perfetto e dimostra che là dove il servizio di assistenza tecnica funziona, e anche delle misure, a partire dalla 2078 che ha tendenzialmente ridotto le fertilizzazioni fosfatiche, questo ha creato un vantaggio a livello di sistema. D'altro lato, bisogna incominciare a utilizzare il fosforo in maniera opportuna, a piccole dosi, senza rinunciare là dove serve. E dove serve il fosforo? Il fosforo serve molto nel caso in cui la coltura deve essere stimolata nelle fasi iniziali, ed è il caso del mais. Nei confronti degli agricoltori noi svolgiamo tre funzioni. La funzione principale, ed è quella anche iniziale, è quella di informarli su quelle che sono le norme che regolano le concimazioni in relazione alla direttiva nitrati, in relazione ai diversi finanziamenti che loro ottengono. Loro ottengono dalla domanda unica un'integrazione al reddito, per rispettarla devono seguire un piano che si chiama condizionalità. La condizionalità implica anche questi discorsi legati ai piani di concimazione. Quindi per prima parte vediamo quali sono le norme che hanno influenza nei piani di concimazione. Il secondo punto che sviluppiamo con loro è il piano di concimazione vero e proprio, quindi analizziamo quali sono le coltivazioni, analizziamo le tipologie di coltivazioni che loro svolgono. Su base di analisi del terreno andiamo ad indicare quanta è la quantità di prodotto che possono utilizzare nel rispetto della pianta, ma nel rispetto anche delle norme. Il terzo punto invece poi è l'analisi, insieme ad alcune delle aziende più innovative che abbiamo, delle nuove tecnologie che permettono di ridurre gli input di tipo chimico nei confronti della pianta, ma mantenere, se non aumentare, le produzioni.